Dalle impressioni che ho ricevuto, secondo me è andata bene, non benissimo, ma normale. E la credevo più difficile, dato che non avevo, cioè non si capiva ancora com'era la maturità in questo periodo. E beh, in generale, dai, è andata bene. Com'è stato tornare a scuola dopo questi mesi di Covid, di lockdown? È stato molto difficile, dato che non ero abituato a vedere i miei prof ancora tu per tu, faccia a faccia. Quindi è stata tosta, è stata tosta. La didattica a distanza, una cosa che ha funzionato, vorresti Allora, ripeterla? per conto mio ha funzionato molto, dato che comunque è stata ottima, però dall'altra parte è meglio venire a scuola e ascoltare i professori a Insomma. scuola perché sei più concentrati. Ma è andata bene, all'inizio ero un po' agitato, ma comunque alla fine mi hanno chiesto argomenti che conoscevo bene, sono riuscito a districarmi bene in mezzo alle domande che mi hanno fatto. Materie, cosa? Materie come materie di indirizzo sono biochimica e biotecnologie sanitarie, e mentre poi hanno, sì, comunque le altre materie erano inglese, anatomia, cittadinanza, italiano e Insomma, una matematica. cosa abbastanza fattibile. Fattibile, sì, assolutamente. Insegnanti sono Insegnanti mi stati hanno aiutato, anche quelle dove sovvertiti. avevo magari in qualche difficoltà mi hanno comunque aiutato e sono stato contento, davvero. Com'è stato tornare a scuola dopo questi mesi di lockdown, di Covid? Tornare a scuola è stato bello, è sempre una bella emozione, soprattutto vederla un'ultima volta, visto che l'ultimo anno non la vedremo più, penso Ecco, probabilmente. far solo l'orale è stato positivo, negativo, era meglio Ma fare quello scritto. non avendoli fatti non saprei, comunque la seconda prova era, sì, faceva abbastanza paura ed era impegnativa, però è andata così. Prova fattibile, i professori sono stati d'aiuto. Fattibile, molto fattibile. E i professori sono stati molto di supporto, diciamo, mi hanno aiutato tantissimo. Far solo l'orale, è stata positiva, negativa? Secondo me è positiva, però anche un po' negativa, perché nell'orale è tutto un improvviso, invece nello scritto puoi ripensare e ripensare.